Conto alla rovescia per il passaggio del giro. La carovana rosa attraverserà l'Empolese Valdelsa domenica 12 e lunedì 13. Sarà una grande festa, ma l'evento sportivo comporterà anche modifiche alla viabilità. Alessandro Scipioni, segretario provinciale fiorentino Lega, sfiderà Giuseppe Torchia per la carica di sindaco di Vinci. Il candidato del partito guidato da Salvini sarà appoggiato da tutto il centrodestra. Per i 4 comuni del comprensorio del Cuoio, PD e LeU hanno stilato un programma condiviso, proposte e idee per un'area molto omogenea dal punto di vista economico e morfologico. Con oltre 1000 bambini presenti al Palazzo delle Esposizioni, si è conclusa l'ultima edizione della Scuola del Tifo, il progetto organizzato dal Centro di Coordinamento. Giovedì 9 maggio, buonasera dalla redazione di Clivo News. Apriamo con la cronaca. Già da ieri la ASL Toscana Centro stava monitorando su Facebook la pagina fake sul pronto soccorso dell'ospedale di Empoli e questa mattina l'azienda sanitaria, attraverso la direzione di presidio dell'ospedale San Giuseppe, ha sporto una denuncia querela contro ignoti al commissariato di polizia di Empoli. La pagina fake stava diffondendo notizie false sulla chiusura di diversi reparti, aumento dei ticket e cessata assistenza, creando disagi sia per l'ospedale che per gli utenti. Da qui la decisione di procedere con la denuncia. Manca pochissimo al passaggio del Giro d'Italia nell'Empolese Valdelsa. La carovana rosa attraverserà la nostra area nella seconda e terza tappa del Giro, domenica 12 e lunedì 13 maggio. Per conoscere l'itinerario e le modifiche alla viabilità, vediamo il prossimo servizio per il quale si ringrazia Florence TV. Dopo aver oltrepassato l'Appennino Tosco-Emiliano e la provincia di Prato, la carovana rosa transiterà da via Barberinese a Campi Bisenzio all'incirca tra le 14.32 e le 14.45, per poi dirigersi verso Signa, con passaggio in via Roma, ponte a Signa e Montelupo Fiorentino passando dalla statale 67 Tosco-Romagnola e attraverso la strada provinciale 12 raggiungerà Ginestra Fiorentina. Poi il gruppo percorrerà la strada provinciale 80 attraverso Anselmo e Baccaiano e intorno alle 15.16-15.34 salirà a Montespertoli. In questo territorio toccherà la strada provinciale 4 e la provinciale 51 scendendo verso Martignana, poi Empoli con transiti tra gli altri in viale Fratelli Rosselli e via Pievano Rolando tra le 15.36 e le 15.56 e limite sull'Arno con passaggio anche in via Palandri. Tramite la strada provinciale 10 salirà sul Monte Albano verso il Castra, dove i ciclisti affronteranno un gran premio della montagna di terza categoria. Tornerà a scendere a valle attraverso Vitolini e Vinci, strade provinciali 43 e 13, e poi, dopo aver sconfinato in provincia di Pistoia con il mitico percorso del San Baronto, arriverà in via Fucecchiello a Fucecchio, dopo aver toccato Cerreto Guidi, strada provinciale 31, e Pieve a Ripoli, provinciale 11 e via Battisti tra le altre. Sono previsti due traguardi volanti, uno a Montespertoli e l'altro a Empoli, mentre la zona a rifornimento sarà tra Signa e Ponte a Signa. Quest'anno ricorre il 500° della morte di Leonardo da Vinci e proprio per questo motivo Vinci è protagonista della corsa in rosa. Oltre al passaggio di domenica, infatti, lunedì alle 12.09 si partirà proprio dal centro della cittadina vinciana, poi transito a Sovigliana in via Leonardo da Vinci e via Togliatti e approdo a Empoli con, tra le varie strade, passaggi in via Roma e via 4 Novembre. Il gruppo prenderà la strada regionale 429 e si recherà verso Castel Fiorentino, dove attraverso via Costituente, via Battisti e la strada provinciale 26 si salirà verso Montaione. Intorno alle 13.06-13.11 i corridori saranno sul Poggio all'Aglione, strada provinciale 4, per poi scendere a Gambassi Terme, strada provinciale 64, e approdare intorno alle 13.21-13.28 a Certaldo. Qui, dopo aver percorso diverse vie del paese di Boccaccio, tra cui via Galvani, viale Matteotti e viale Fabiani, attraverso la regionale 429 si arriverà a Zambra, frazione del neo comune di Barberino Tavarnelle. Tra le 13.32 e le 13.40 il Giro 2019 saluterà il territorio metropolitano fiorentino per entrare in quello provinciale senese via giù fino a Orbetello, dove sarà allestito il traguardo della terza tappa. Tutte le strade interessate dal Giro, nel periodo del passaggio della corsa, saranno chiuse al transito di tutti i mezzi. Appena transiterà il veicolo di fine corsa, le strade saranno riaperte. La
La scuola primaria da Vinci di San Miniato domani resterà chiusa per consentire le operazioni di asciugatura e ripulitura dei locali, dopo una consistente perdita d'acqua avvenuta questa mattina a causa della rottura di un flessibile in uno dei bagni dell'ultimo piano. L'acqua ha invaso anche gli altri piani dell'edificio, che stamani era vuoto perché tutte le 5 classi erano fuori per una gita. Ad accorgersi della perdita sono state le insegnanti della scuola media adiacente, che hanno immediatamente dato l'allarme. Lunedì i ragazzi rientreranno a scuola, ma faranno lezione nelle aule della scuola secondaria di primo grado di San Miniato, all'interno dello stesso edificio, per consentire la conclusione delle operazioni di asciugatura e pulitura. Sarà un candidato leghista, appoggiato da tutto il centrodestra, a sfidare Giuseppe Torchia per la carica di sindaco a Vinci. Si tratta di Alessandro Scipioni, segretario provinciale fiorentino del partito guidato da Matteo Salvini. Sentiamolo nella prossima intervista. Alessandro Scipioni, candidato a sindaco di Vinci. Innanzitutto, quali sono i motivi di questa candidatura? I motivi di questa candidatura sono perché Vinci è un centro di eccellenza d'Italia nel mondo, è il centro dove è nato il più grande genio italiano, un uomo che viveva nel Cinquecento ma riusciva sicuramente ad incarnare uno spirito di modernità, di essere oltre i propri tempi, il concetto dell'italianità nel mondo, anche se insomma è stato voluto spacciare come un genio francese. Tra l'altro Vinci, io sono il segretario provinciale della Lega, è il tredunion tra l'Empolese Valdelsa e Firenze. Profondamente era fiorentino Leonardo, ma sicuramente per quanto riguarda la realtà di Vinci è legata all'Empolese Valdelsa. Quali sono le liste che appoggiano la sua candidatura? Essendo un comune sotto i 15.000 abitanti, abbiamo una lista unica che vede raccolto tutto il centrodestra e inoltre vede molti membri della società civile ed alcuni anche esponenti provenienti da sinistra o simpatizzanti per altre liste, quali anche il Movimento 5 Stelle. Quali sono i punti principali del vostro programma? Noi sicuramente vogliamo cercare di portare il turismo a essere stanziale per un rilancio del commercio. A Vinci purtroppo i turisti non dormono e questo crea il problema del fatto che molto del flusso turistico che avviene a Vinci non porta un reale beneficio sul territorio o non lo porta nelle proporzioni nelle quali potrebbe portarlo. Pensiamo che in Francia, dove in fondo Leonardo è morto, che sicuramente ha avuto un ruolo nella sua vita, ma un ruolo molto più marginale rispetto all'Italia e alla Toscana, ci sono state celebrazioni molto più forti e che hanno avuto una ricaduta economica nettamente superiore. Noi vogliamo un turismo stanziale per un arricchimento forte del territorio. Ad esempio il trasporto è veramente inadeguato per poter permettere ai turisti di venire, e anche e soprattutto per i residenti. Vogliamo una sicurezza differenziata, una lotta totale all'abusivismo e dei collegamenti molto migliori. La viabilità è totalmente da rivedere. Un programma condiviso per un'area molto omogenea dal punto di vista economico e morfologico è stato stilato dal PD e dall'EU nei 4 comuni del comprensorio del Cuoio. Vediamo il servizio. Sanità, scuola, infrastrutture e non solo, nell'ottica di una programmazione comune del futuro. Partito Democratico e Liberi e Uguali hanno stilato un accordo politico per il comprensorio del Cuoio, ovvero per i comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli, che andranno al voto il prossimo 26 maggio. Una zona che deve essere considerata, secondo i candidati sindaco del Partito Democratico e secondo i rappresentanti di Liberi e Uguali, una città da 100.000 abitanti dove progettare strategie condivise. Questa programmazione unitaria rappresenta l'inizio di un percorso e non la fine. Il distretto vorrebbe infatti allargarsi in un prossimo futuro anche a Santa Maria a Monte e Fucecchio, con politiche condivise che appaiono quasi naturali in un territorio molto omogeneo. Un risultato davvero importante, un obiettivo raggiunto con la determinazione e la volontà di lavorare sulle grandi tematiche di questo territorio davvero tutti insieme, a partire dai poli scolastici superiori, al rischio idraulico e idrogeologico, alla pianificazione ambientale e urbanistica, al grande tema dello sviluppo economico e alla grande tematica ancora importante dei servizi sociali e della sanità. Ecco, su questi temi noi dovremmo e vorremmo lavorare uniti, e il fatto che in tutti e 4 programmi dei candidati ci siano esattamente le stesse parole è sicuramente un valore aggiunto. Io ringrazio i colleghi sindaci che erano qui stamattina e soprattutto l'EU che ci ha motivato e ci ha spinto e che sicuramente è il valore aggiunto delle nostre coalizioni.
Lutto nella comunità di Vinci. È scomparso Giancarlo Guerri, docente ed ex assessore alla cultura dal 1981 al 1985. Appassionato di politica e impegnato nel sociale, Guerri era anche uno scrittore. Il suo libro, Era anche per noi il mondo, è stato presentato lo scorso marzo a Palazzo Ghibellino a Empoli. Un'opera dalla notevole carica umana e civile, pagine di prosa ricche di autentica poeticità e sottese di garbata ironia, commenta così il senatore Dario Parrini, presente all'evento. Per la sua famiglia, per Vinci, per la nostra zona, la scomparsa di Giancarlo è una grave perdita. Guerri lascia le figlie Viorica e Laris. La salma è esposta alle cappelle del Commiato del San Giuseppe di Empoli e il funerale si terrà sabato mattina alle 10:30 alla cappella dell'ospedale. A conclusione del percorso svolto nel Servizio Civile Regionale e Nazionale, questa mattina in Palazzo Comunale a Empoli, nella Galleria d'Arte Moderna, sono stati ricevuti dall'assessore alle politiche sociali del Comune i giovani che hanno vissuto anche per la seconda volta questa esperienza. A tutti loro è stata poi consegnata simbolicamente una copia della Costituzione italiana. Una cerimonia che si è già svolta negli anni precedenti e che ha coinvolto volontari, ragazzi e ragazze che hanno prestato i loro servizi all'interno delle cooperative sociali Il Piccolo Principe e Colori, nell'ambito del progetto regionale di Confcooperative Toscana. Si è conclusa con una bella festa al Palazzo delle Esposizioni l'ultima edizione della Scuola del Tifo, il progetto organizzato dal Centro di Coordinamento. A salutare i numerosi bambini c'erano i giocatori dell'Empoli insieme al mister e ad una rappresentanza dell'Empoli Ladies. Vediamo. Oltre 1000 bambini e una bella dose di entusiasmo per gli azzurri, si è svolta stamattina al Palazzo delle Esposizioni la festa conclusiva della Scuola del Tifo, il progetto organizzato dal Centro di Coordinamento che ha visto la partecipazione di moltissime scuole del circondario empolese Valdelsa. Presenti anche i giocatori azzurri in compagnia del tecnico Aurelio Andreazzoli e una rappresentanza dell'Empoli Ladies, reduce dalla promozione in Serie A. Siamo stati tutti bambini. Abbiamo avuto tutti dei idoli, quindi speriamo che noi diamo una buona immagine del calcio e di noi stessi a questi bambini che nel futuro diventeranno sicuramente, speriamo, tifosi dell'Empoli o giocheranno loro a calcio o faranno un altro sport. L'iniziativa promossa dall'Unione Clubs Azzurri vede i calciatori della prima squadra andare a incontrare i bambini nelle scuole per avvicinarli in modo corretto al tifo, spiegando l'ambiente, le regole, ma anche gli imprevisti e le difficoltà del mondo del calcio e dello stadio. Cerchiamo di portarlo sempre più avanti per vedere se portiamo più famiglie allo stadio. E sarebbe importante riempirlo con nuove generazioni, nuovo tifo e nuova linfa per la nostra squadra. Durante la manifestazione sono state ripercorse le tappe del percorso portato avanti quest'anno e alla fine sono stati proprio gli stessi giocatori a consegnare alcuni regali ai bambini presenti. Torna stasera la nuova puntata della Stanza di Vetro dedicata al candidato sindaco di Empoli. Ospite di Emilio Chiorazzo, alle 21:30 su Clivo sarà la candidata Beatrice Cioni, appoggiata da 3 liste civiche di sinistra. E manca solo un giorno alla finalissima del campionato di calcio WISP dell'Empolese Valdelsa. La partita, con inizio alle 20:45 al Castellani, sarà ripresa e trasmessa in diretta su Clivo. Sentiamo intanto gli aggiornamenti a cura di Simone Cioni. Cresce l'attesa per la finalissima del campionato WISP fra Real Isola e Casa Culturale, che si affronteranno domani sera alle 21:45 al Carlo Castellani di Empoli. Ultimo atto che vi ricordo potrete seguire in diretta proprio qui su Clivo a partire dalle 20:45, ma nel frattempo c'è da raccontare anche delle 4 coppe post season che mettono in palio altrettante finali nel principale stadio empolese, soprattutto per quanto riguarda la Coppa Amatori.
Fiori, la terza giornata, quella disputata lo scorso weekend, ha quasi delineato il quadro delle semifinaliste. Nel girone A3 infatti sono scappate l'Isera e Ortimino, la prima comanda addirittura punteggio pieno dopo l'ennesimo poker. Nell'ultimo weekend ha rifilato altre 4 reti, questa volta all'Arcogas, con Alae Mernissi, Guené, De Lorenzo e Danzoco. A un solo punto da loro c'è l'Ortimino, che ha battuto il PT Shoes 1-0 grazie al gol di Scardigli. L'unica squadra a tenere un po' il passo delle due battistrade del Fiano, che con il successo per 2-1 sul Noidavane si è portata a quota 3, quindi rispettivamente a 2 lunghezza dall'Ortimino e a 3 dall'Isera. Addirittura già qualificata alle semifinali nel raggruppamento a 4 invece il Marcignano, dopo l'ultimo 3-2 in danni della Young Boys Ponterotto Dolphins, firmato la doppietta di Demiri e dal gol di Andrea Mariti, che è valso anche per gli empolesi il terzo successo consecutivo. Al secondo posto con 4 punti il Pinocchio, dopo il successo per 1-0 sulla Lamanense grazie ad un'autorete. Anche per i saminatesi la qualificazione è vicina, e sebbene nel prossimo weekend dovranno osservare il proprio turno di riposo, potranno staccare il biglietto per le semifinali nel turno successivo. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. Clivo News torna domani alle 19:40.